È uno strano destino quello dell'AIDS, una patologia anche quest'anno riportata d'attualità dalle cronache nazionali, ma che ancora in troppi ritengono appartenere al passato, sottovalutandone così rischi, portata e conseguenze. Ecco perché la 30ª giornata mondiale contro l'AIDS si configura come l'occasione perfetta per ribadire l'importanza del tema e sottolineare i benefici della ricerca scientifica. In Italia vengono in media scoperti tra i 10 e gli 11 nuovi casi di AIDS al giorno, quasi 4.000 l'anno. La popolazione sieropositiva ammonterebbe a circa 130.000 unità, ma una percentuale compresa tra il 10 e il 15% non sa di farne parte, prestandosi dunque a espandere il contagio. Tra le associazioni impegnate nella prevenzione dell'HIV e nell'assistenza alle persone sieropositive c'è la LILA, Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS. Il rischio oggi è soprattutto rappresentato da quelle persone che hanno l'HIV, ma non lo sanno perché non hanno mai fatto il test, non hanno mai pensato di essersi esposte a rischio, per cui che cosa bisogna fare? Bisogna utilizzare il preservativo quando si hanno rapporti sessuali con le persone di cui non si conosce lo stato sierologico e se ci si è esposti a rischio bisogna avere il coraggio di andare a fare il test per sapere se ci si è infettati così da arrivare ad avere accesso alle terapie. In questo campo, d'altra parte, il progresso scientifico ha fatto passi da gigante, raggiungendo traguardi impensabili fino a 20 anni fa. Le persone con HIV in terapia, con una terapia efficace, raggiungono una carica virale non rilevabile e non trasmettono il virus, anche quando non utilizzano il preservativo nei rapporti sessuali, sia con partner fisse che con partner occasionali. A confermarlo è il dottor Andrea Gori, direttore dell'unità operativa di malattie infettive del Policlinico di Milano. Una persona che raggiunge livelli di non rilevabilità al test che valuta la replicazione del virus è di fatto non contagioso. Ma non è tutto. Una novità relativamente recente nella prevenzione dell'HIV è infatti rappresentata dalla PrEP, una pillola scudo contro il virus che necessita di prescrizione medica. La PrEP è in grado di prevenire l'infezione del virus. Si può assumere fondamentalmente in due modi, o in maniera continuativa, e quindi la persona che sa di esporsi al rischio prende i farmaci quotidianamente, oppure, come si dice, on demand, cioè se la persona sa che si esporrà al rischio, che ne so, nei mesi estivi, la prenderà solo nei mesi estivi. È evidente che la PrEP funziona ed è efficace solo nella prevenzione dell'infezione d'HIV. È assolutamente invece inefficace contro tutte le altre infezioni sessualmente trasmesse. In questi anni noi abbiamo visto un incremento molto significativo delle infezioni sessualmente trasmesse. Inoltre è stato dimostrato che qualora un sieropositivo utilizzi la PrEP, il virus potrebbe sviluppare una resistenza ai farmaci tale da contagiare anche chi la assume correttamente. Per questo il dottor Gori precisa. La PrEP è riservata alle persone siero negative. Le persone siero positive non devono assolutamente utilizzare la PrEP. Guardando al futuro, il traguardo più ambizioso resta ancora da raggiungere. Quello che ci manca è riuscire quindi a eradicare quel virus nascosto che sta fermo e invisibile sia ai farmaci che abbiamo sia al nostro sistema immunitario. Ci manca ancora questo tassello piccolino per arrivare finalmente alla cura. In quest'ottica, l'autorevole International AIDS Society ha definito una scoperta emozionante la creazione di un particolare anticorpo che, testato su 24 scimmie, si è dimostrato capace di aggredire addirittura il 99% dei ceppi del virus. Questo innanzitutto grazie all'azione combinata di 3 diversi anticorpi, fusi insieme da un'equipe internazionale coordinata tra gli altri anche da Gary Nabel, direttore scientifico di Sanofi. The problem is that if you were to try to develop 3 antibodies to neutralize HIV, it would be very expensive to make 3 antibodies, number one. The clinical trials would be very difficult because you'd have to mix and match the different antibodies. And then with one treatment and one product, you can now go after these multiple targets.
C'è dunque grande attesa per gli esiti delle sperimentazioni sugli esseri umani, che lo stesso dottor Nabel ci ha confermato potrebbero avvenire già nel corso del 2019. We need to make sure that it's well tolerated in people. It's safe and that it doesn't engender or elicit an immune response against the molecule. Ma cosa suscitano notizie del genere nell'animo di una persona con HIV? Lo racconta Giusy Giupponi, attivista per i diritti degli uomini e delle donne che convivono con questa sindrome. Rispetto alle informazioni scientifiche innovative sulla possibilità di eradicare il virus dell'HIV, io sono abbastanza reticente, nel senso che sono anni che ne parlano e di fatto non si è ancora arrivato a nulla. L'HIV l'ho incontrato 19 anni fa, all'epoca avevo 35 anni e mi curavano per una diagnosi di tumore all'utero, diagnosi errata. Mi chiedono di poter fare il test dell'HIV a cui ho dato l'autorizzazione e risulto affetta da HIV. Io 19 anni fa ho iniziato con 21 farmaci al giorno ed erano devastanti perché venivano assunti non in modo normale, nel senso che ogni 4 ore c'era il farmaco che dovevi assumere con liquidi solidi, a stomaco vuoto, a stomaco pieno. La ricerca clinica scientifica ha fatto veramente passi da gigante, perché oggi la terapia consiste in uno o due farmaci al giorno senza effetti collaterali, cosa che invece negli anni 90-2000 erano devastanti. La mia vita rispetto a una persona che non ha l'HIV non ha nessuna differenza, nel senso che la persona con HIV era una persona prima, lo è ora e lo sarà domani. Ha una sua attenzione alla salute perché comunque dovrà fare una terapia e non viene precluso assolutamente nulla. Io, se penso alla mia vita precedente, ovvero prima di scoprire di avere l'HIV a 19 anni fa, all'epoca avevo un ristorante che ho dovuto chiudere quando mi sono ammalata. Rimpiango la ristorazione perché amavo fare quel lavoro. Oggi non lo posso più fare, però io ho sempre dichiarato che sono contenta di avere l'AIDS, perché nella mia vita mi ha tolto tanto, ma mi ha dato tantissimo. E mi ha dato la possibilità di avere più cura della mia persona, nel mio caso anche di essere una persona che offre il suo tempo alle persone che scoprono, e io considero l'HIV un valore aggiunto alla mia vita. La cosa che trovo più difficile per una persona con HIV è quello della condivisione di questa malattia. La società non è ancora pronta all'HIV e quindi si crea uno stigma, una discriminazione nei confronti della persona con HIV, tanto è vero che non è così facile raccontare che si ha l'HIV, proprio per la paura di essere isolati. Vorrei lanciare un appello che dell'HIV e dell'AIDS se ne parlasse non solo in occasione del 1° di dicembre, ma tutto l'anno, perché è una malattia come un'altra. Se tutti noi facciamo un piccolo passo, riusciamo anche a sconfiggere questa malattia.